Il Lambretta Club Sicilia organizza a Mazara del Vallo oggi il 16° raduno di moto d'epoca. Per il 16° appuntamento qui a Mazara del Vallo, quante moto sono riuscite ad arrivare e soprattutto quali sono gli stili, qual è quella più vecchia? Ma diciamo che c'è un vasto parco di moto, andiamo dalle mitiche Lambrette al Moto Guzzi, MV e tante altre. Ci sono parecchie moto di interesse storico, andiamo dagli anni 50 in su fino all'ultima produzione degli anni 70 che della Lambretta, ma ripeto, ci sono altri mezzi datati anni 60, anni 70, quindi un vasto assortimento. Penso che siamo più di 200 mezzi oggi presenti a questa manifestazione. È una manifestazione che si ripete ogni anno, che l'amico Maurizio Ferro, componente del direttivo del Lambretta Club Sicilia, ogni anno ci organizza questa grandissima manifestazione che ricade nel programma delle nostre manifestazioni dell'arco dell'anno, e quest'anno ha un valore particolare per noi perché ricade nell'anno del 20° costituzione del nostro club regionale. Il Lambretta Club a Mazara del Vallo anche quest'anno, quali sono i propositi, per quali sarà il giro che farete anche qui a Mazara del Vallo, ma quali saranno anche le altre città magari che andrete a visitare? No, il giro sarà solo nella città di Mazara del Vallo. Il giro è un giro culturale, noi cerchiamo di fare conoscere più la nostra città perché la maggior parte di mezzi e di persone vengono da fuori Mazara, quindi cercheremo di toccare diversi punti di Mazara, il lato Tornarella, il lato estivo, e attraverseremo alcune piazze storiche di Mazara per far sì, insomma, facciamo conoscere chi non l'avesse ancora conosciuto la città di Mazara. La città e i cittadini hanno risposto bene questa mattina? Sì, sì, perché devo dire che mi sono trovato presenti diversi mazzaresi che non erano previsti nella preiscrizione, ma che hanno uscito i propri mezzi da casa e si sono presentati qui in piazza. Questa è la nota positiva per me. Signor Sindaco, anche quest'anno qui a Mazara del Vallo per il 16° appuntamento con il raduno di moto d'epoca, un'occasione anche di promozione del territorio? Indubbiamente, ma è anche un bellissimo appuntamento a cui i mazzaresi ormai si sono affezionati. Penso a questo gruppo di persone che lavora ogni giorno per portare tanta gente qui nella nostra città, in questo salotto di pietra, e penso anche al fatto che Mazara del Vallo ormai è una meta inclusa nel programma di questi appassionati della moto antica, della Lambretta e della Vespa. Credo anche che ci sia possibilità di vederla ulteriormente incrementata. Vedo la passione particolare degli organizzatori che vogliono dare a questo evento anche una immagine più grande, e vedo soprattutto come ci sia un interesse da parte dei cittadini e soprattutto dei ragazzi e dei bambini. Abituare i ragazzi e i bambini al culto dell'antico è una cosa straordinaria, è così che cresce una città, non soltanto perché ci si inginocchia davanti alla cattedrale, ma anche perché si apprezzano le cose che sono state costruite magari da un'industria precedente e perché no anche da una mano artigianale, e credo che questo sia una bella cosa. So che non è l'unico appuntamento d'Italia su queste, ce ne sono parecchi di appuntamenti di tal genere, però Mazara del Vallo si sta caratterizzando come un punto importante e come una meta irrinunciabile, e questo è motivo di orgoglio per la nostra amministrazione e per la nostra città.